un contenitore di pensiero dedicato alla tutela del patrimonio attraverso le imprese fiduciarie e l'istituto del trust. In un momento di grande incertezza e instabilità sociale ed economica si è discusso di questo durante il think tank organizzato da Acacia Group alle cantine Goretti di Perugia. Al tavolo, coordinato da Francesco Pace, professionisti e consulenti specializzati nella materia. Un trust è un'istituzione di carattere anglosassone che è stata recepita in Italia attraverso la convenzione dell'AIA, parliamo dell'ottano 86, e fondamentalmente è un'opportunità di segregazione, separazione di un patrimonio attraverso lo spossessamento effettivo. Quindi è la destinazione di un patrimonio a un determinato beneficio o scopo. Questo tipo di operazione può essere consigliato in tutti i casi in cui sia la sensibilità dell'imprenditore o delle persone comunque sia tale da voler dare una linea di separazione tra ciò che hanno fatto nella vita fino a quel momento e ciò che stanno facendo e faranno in futuro. Quello che noi con questo workshop vogliamo provare a fare è dare un po' delle istruzioni pratiche al fine di poter dare degli strumenti validi e riuscire a far capire all'imprenditore o alle famiglie quella che è la reale natura del trust e quindi utilizzarlo al meglio. È un atto pubblico dove un soggetto, il disponente, trasferisce l'amministrazione di alcuni beni, che possono essere più disparati da immobili a mobili, ad un soggetto che è il trustee, che sarebbe quel soggetto deputato grazie a questo atto pubblico ad amministrare questi beni a favore di un beneficiario. Credo che la pianificazione del patrimonio, quindi la pianificazione successoria, e noi andremo verso un grandissimo evento nei prossimi 10 anni in Italia, passeranno i patrimoni di mano come mai sono passati, e questo lo puoi fare solo attraverso degli strumenti giuridici che sono consoni a questo tipo di missione. Trust e fiduciarie sono i due strumenti migliori. Tanti gli imprenditori intervenuti e tra questi Angelo De Poi. Non potevamo mancare oggi con una vettura italiana, è il simbolo dell'artigianalità e della sportività, quindi Maserati Levante. Speriamo che possa essere apprezzata e che possa, diciamo, allietare la vista di questi in questo momento dove gli imprenditori si sforzano per cercare nuove soluzioni, nuove alternative in un momento di difficoltà. A fare da cornice all'evento la cantina Goretti, dove Sara Goretti ha piacevolmente intrattenuto gli ospiti con un wine tasting, un gesto gentile che rientra nella filosofia della kindness di Acacia Group per dare valore al territorio e verso chi ogni giorno fa impresa.